Fujifilm rinnova le fotocamere della serie X, le fotocamere quelle con la focale fissa. Ho in mano uno dei primi modelli della X20 arrivati in Italia. Numerose sono le migliorie che sono state apportate. Ce le spiega Riccardo Scotti di Fujifilm Italia. Possiamo finalmente svelare quelli che sono, diciamo, i segreti di questa nuova lineup 2013. Infatti, in concomitanza con il CIS di Las Vegas, vi facciamo vedere in anteprima, diciamo, quelle che sono le grandi novità di Fujifilm. La prima macchina che facciamo vedere è la X20, tanti rumors attorno a questo modello. Andiamo a vedere insieme quelle che sono le caratteristiche migliorative rispetto al modello precedente. Innanzitutto partirei dal sensore. Il sensore è un sensore X-Trans CMOS di seconda generazione. Questo è un bel passo avanti e abbiamo appunto voluto innalzare la gamma. Infatti l'X-Trans CMOS è presente soltanto nella serie altissima della serie X, perciò XE1 e X Pro 1. Un sensore da 2/3 di pollice che ha portato dei vantaggi incredibili. Infatti rispetto a X10 ha guadagnato un 20% in nitidezza per quanto riguarda la parità di condizioni e il rumore è stato abbassato del 30% sempre a parità di condizioni ISO. Perciò un bel passo avanti proprio nel cuore della macchina. Abbiamo cercato di migliorare appunto tanti aspetti e uno di questi, appunto il sensore, l'abbiamo voluto implementare con la massima tecnologia disponibile oggi con Fujifilm. Altra cosa molto molto importante, su richiesta sempre dei clienti, il mirino, altro passo avanti incredibile. Infatti è stato inserito all'interno di questo mirino ottico, un pannello chiamato Digital Trans Panel, dallo spessore di 1 mm, che ha permesso alla macchina di darci le informazioni attraverso il mirino ottico, le informazioni fotografiche che ci possono servire, perciò tempi, diaframmi, ISO, allarme di micromosso possono essere visionati all'interno del mirino, cosa che non era possibile fare invece con X10, perché appunto era un mirino considerato muto, cioè avevamo soltanto potevamo soltanto inquadrare senza vedere le informazioni. E questo è un altro vantaggio incredibile che abbiamo messo in una macchina così compatta. Altro punto molto molto importante è la velocità di messa a fuoco. Altro passo avanti che Fujifilm ha voluto inserire in questo prodotto. Abbiamo una tecnologia di messa a fuoco a contrasto, ma anche una tecnologia di messa a fuoco a contrasto di fase. Queste due tecnologie sono state unite insieme per dare origine a quello che possiamo chiamare una messa a fuoco intelligente, nel senso che la macchina è in grado di capire se è meglio utilizzare la messa a fuoco contrasto o utilizzare la messa a fuoco contrasto di fase. Questo ha permesso di raggiungere, tramite questa, diciamo, messa a fuoco intelligente ibrida, una velocità di messa a fuoco che può raggiungere lo 0,06 secondi, che è un valore incredibile. Perciò abbiamo unito due tecnologie e abbiamo unito i due vantaggi che queste tecnologie possono dare per sfruttare al massimo la velocità di messa a fuoco. Altra cosa richiesta dai clienti e qui andiamo ad accontentare i clienti che usano la macchina con la messa a fuoco manuale, è la tecnologia Focus Peak Highlight. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina, tramite l'LCD, possiamo, nel momento in cui inquadriamo, facciamo una messa a fuoco manuale, possiamo nella messa a fuoco verificare il piano di messa a fuoco direttamente dall'LCD, perché le zone che sono a fuoco vengono, diciamo, bordate con una leggera bordatura bianca che ci permette di capire perfettamente la zona di messa a fuoco. Perciò vantaggi veramente incredibili anche sotto l'aspetto della messa a fuoco manuale. Il processore si chiama processore XR2, è un processore di seconda generazione dove praticamente la velocità di gestione dei dati è stata praticamente raddoppiata. I vantaggi dove sono? Essenzialmente nell'accensione della macchina, che adesso avviene in 0,5 secondi, ma l'elaborazione di tutti i dati, i ritardi di scatto sono praticamente ridotti al minimo. Tanto è vero che il ritardo di scatto della macchina è di 0,01 secondi. La velocità di scatto, la macchina è in grado anche di fare degli scatti in sequenza, raggiungiamo i 12 frame al secondo alla massima risoluzione. Perciò, diciamo, abbiamo raggiunto veramente una velocità incredibile nella gestione dei dati.